Un conflitto che sembra essersi di fatto impantanato. Putin si è fermato alle porte di Kiev, ma non sembra che ci sia una sorta di stallo militare. Buongiorno a tutti i telespettatori e grazie dell'invito. Eh sì, siamo ormai alla quasi la terza settimana di combattimento e possiamo dire che su tutti i fronti, da nord a sud, l'armata russa ha esaurito un po' la sua spinta iniziale offensiva. Come lei ben ricordava, adesso sta cercando di completare l'accerchiamento della città di Kiev e di completare l'accerchiamento di altre importanti città. C'è qualche piccolo progresso fatto nel settore sud tra Mariupol e Odessa per congiungere queste due importanti enclavi russe, la Crimea e il Donbass, con un corridoio di terreno che appunto le congiunga. Cosa faranno i russi da qui a pochi giorni? Ormai la grande spinta iniziale sembra proprio esaurita e almeno per le forze di terra io almeno ritengo che si assisterà a un assestamento sul terreno per qualche giorno. Continueranno con buona probabilità i tiri di artiglieria sulle città, i tiri di missili e anche le incursioni aeree lontano dalla zona del fronte per impedire che quell'afflusso di armi, volontari e personale, diciamo da Occidente, raggiunga il teatro delle operazioni. Che si farà in questo periodo? Questo è il periodo che l'esercito concede alla diplomazia per trovare una strada o una soluzione e contemporaneamente gli eserciti lo usano per ritirarsi un po' su, per completare aspetti logistici, per ripianare personale, per rifare nuovi piani e dare nuove opzioni. È un periodo di qualche giorno sicuramente, secondo me, interlocutorio. Ecco, una guerra che all'inizio, forse in modo sbagliato, sembrava dovesse avere una velocità diversa, adesso sembra non avere fine. Non possiamo stabilire sicuramente una data per la fine di questa guerra che sta sconvolgendo l'Europa. Tra l'altro, alle frontiere ci sono ammassati anche militari della NATO, insomma, sembra una situazione un attimino molto confusa e anche pericolosa. Sì, no, sicuramente sì. Io non vorrei essere oggi nei panni di uno o di più di quelli che hanno suggerito il quadro iniziale a Putin, che era un quadro che prevedeva un'avanzata su un territorio non, se non ostile, almeno neutrale. Le ipotesi della vigilia sono state tutte disattese e adesso Putin si trova su una situazione che non riusciva e che non era pensata. C'è anche da dire un effetto laterale a questa crisi, che è quello del cerchiamo un mediatore per risolvere questa crisi. L'improvvisa e totale presa di posizione di tutti i paesi del mondo contro, praticamente ha privato questi due contendenti di un mediatore credibile da entrambe le parti.